DeepLink. Interviste e approfondimenti con Torino Cultura. 30 in questo istante, buongiorno, buon pomeriggio alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Ben ritrovati qui in compagnia di Radio 110 e soprattutto ben ritrovati all'ascolto di una nuova puntata di Deep Link, il format di approfondimento di Torino Cultura. Ehm, siamo in diretta streaming audio video, come sempre. E se non riuscirete ad ascoltare tutta la puntata, vi dico già da subito che troverete poi il podcast di questa trasmissione sui nostri siti però uh, se invece potete rimanere incollati al computer restate, restate con noi perché l'argomento di oggi è molto molto interessante e l'ospite di oggi anche ha fatto i salti mortali per raggiungerci in studio e per venirci a parlare di uh, ViewFest che si è già concluso ma soprattutto della sedicesima edizione di View Conference, quindi saluto subito Maria Elena Gutierrez Buongiorno Maria Elena. Buongiorno, come va? <ride> Bene, grazie. Lei è un po' trafelata, vero? <ride> sì, è il penultimo giorno prima che finisca View, e quindi siamo un po' stanchi ma felici. Eh, immagino, immagino. Eh, quella felicità che si accompagna sempre ai grandi sforzi organizzativi e eh, però, insomma, la soddisfazione di vedere che gli eventi poi funzionano. E, dicevamo, Maria Elena Gutierrez, eh, direttrice di Viewfest e di Viewconference. Uh, Viewconference in questi giorni ha veramente fatto di Torino la capitale mondiale della grafica digitale e dell'animazione. Tantissimi gli ospiti di grande livello, gli ospiti riconosciuti a livello internazionale e sono anche, immagino, tanti, ma adesso Maria Elena Gutierrez ce lo dirà, ehm, gli ospiti, le persone che seguono eh, le conferenze, i workshop, perché poi di fatto... Mi pare di aver capito che il grosso della, della manifestazione stia proprio nel lavorare insieme, nell'imparare da questi, da questi grandi dell'animazione della grafica digitale. Eh, prima di entrare nel merito, però, eh, a me piace sempre fare un po' di storia degli eventi, e allora vorrei chiedere a Maria Elena Gutierrez mh, da dove arriva questo. questo quest Ta manifestazione, come è sbarcata a Torino, c'è un po' di storia che magari possiamo svelare. Certo. Allora, uh, View Conference, prima di diventare View, si chiamava Virtuality ed è nata al virtual reality and multimedia park. E, era, doveva essere una finestra dove volevano far vedere le produzioni de, che avrebbero fatto ai, ai Lumix Studios. Quindi la struttura del virtual reality and multimedia park comprendeva una scuola di animazione, una, uno studio di post produzione e la virtuality conference dove Avrebbero uh, fatto vedere le, le produzioni fatte nell'Umix Studios. E poi l'altro scopo che aveva la conferenza era di invitare talenti italiani che erano andati, che erano immigrati nel mondo per lavorare nel mondo della, della grafica digitale, della, delle produzioni animate digitali, e perché tornassero in Italia a. A dare le loro conoscenze, a, sì. a insegnare agli altri quello che avevano imparato. E, e, e poi eh, a un certo punto il, la, la, la struttura ha avuto dei problemi economici e nel 2005 eh, io sono diventata direttrice di View Conference, poi nel 2006, nel 2006 chiedo scusa, le abbiamo cambiato il nome a View che vuol dire. Uh, virtual interactive emerging world quindi è un acronimo che però insomma rende già bene l'idea dell'argomento esatto voleva essere un tipo dare l'idea di finestra sì. di guardare dello certo. spazio che si apre di tanti spazi sì. che si aprono ma comunque l'idea della percezione era molto era fondamentale visto che di cinema si parlava mm -hmm. e, e, e l'abbiamo anche spostata dal virtual reality, l'abbiamo portata fuori perché avevamo paura che siccome la, ormai la, la bancarotta stava arrivando si, ci si sentiva il pericolo, cioè, mm. mi sembrava di essere in un cestino di mele marce e volevamo evitare il, il contagio il di, di, di queste mele mm. marce. Nella, nel tempo la conferenza è diventata prima molto famosa nel mondo e adesso mi sembra che negli ultimi anni anche famosa mm. uh, in Italia, ma per riflesso. Per cioè riflesso. Si, vede, mm. <ride> si vede che è molto seguita, vengono sempre tanti giovani professionisti da tutto il mondo e adesso eh. anche dall'Italia. Ecco. Forse subito non è stata accolta l'importanza di questo... Questo momento di incontro a livello internazionale, o è perché in Italia, magari quel quel come dire quel mercato lì è ancora poco frequentato, ci sono poche scuole? Come si è io, spiegata? Ma io penso che in Italia uh, da un po' di anni c'è la crisi economica, mm. la, una recessione economica. Quindi. Le persone, i professionisti che lavorano mi sembra che lavorino di più che in altri paesi, cioè non è vero che in Italia la gente sia sempre in vacanza, no? mm -hmm. la Spagna no. e, la, e la Francia fanno più vacanza. E quindi spesso il nostro pubblico, che sono professionisti, che prendere una settimana di tempo per venire a sentire mm -hmm. la conferenza è molto difficile, visto che magari fanno tanti lavori insieme, mm -hmm. freelance, quindi. Sta cambiando questa, questa visione, cioè sta, più persone, italiani vanno a, a Viu, però è più facile che vengano i, i polacchi, gli inglesi, gli spagnoli, i finlandesi, anche gung, gli ungheresi uh -huh. a, a, a sentirsi Viu per una settimana e non le persone uh -huh. locali, ma è proprio non per mancanza di voglia, uh -huh. ma per per, perché la è del... esatto. Okay. Però eh, per quanto riguarda gli studenti siamo seguitissimi, mm -hmm. vengono da cioè, quelli che fanno animazioni e videogiochi vengono da tutte le scuole, cioè dalla Big Rock, a Nemo, a CS, il centro sperimentale di animazione, abbiamo dei, degli accordi, okay. a IED Roma. Rainbow, Quasar, cioè li, li portano in modo religioso sì, e, sì. e vengono soprattutto a usufruire della, della parte del recruitment uh, per far vedere i portfolio. Sì. Quindi cioè, abbiamo è un momento di scambio interessante sicuramente. È abbastanza se, se. unico, probabilmente, mm. cioè, essendo un evento uh, così focalizzato sulla l'animazione, la grafica digitale tutti coloro che lavorano in questo ambito, non c'è un altro evento che, che abbia ecco. una parte formativa mm. che abbia i recruiters che, quelli certo. che vengono a fare il recruitment sì, sì. Uh -huh. o a dare consigli per esempio ieri uh -huh. eh, abbiamo avuto un momento con il regista del piccolo principe uh -huh. Mark Osborne uh -huh. e, e questo momento l'ho proprio uh, aperto a tutti, però quando l'ho l'ho inserito nel programma era, era fatto per la scuola, eh, centro sperimentale di Chieri, il sì. CSC, cioè quando l'ho immaginato er era per loro, per poi l'avevamo cioè po'... aperto a tutti, ecco, un e poi quindi... più chiuso più specifico, l'avevate cioè, pensato, più... pensato orientato. Eh, Abbiamo una scuola locale di sì. persone che fanno animazioni, sì. una... ci, sono ci sono stati tanti registi a view que a, a questa edizione, ma comunque Mar, è un grande amico, è anche molto generoso col suo mm -hmm. tempo, molto disposto quindi li abbiamo, lo abbiamo inserito uh, a fare una portfolio review live in cui lui incontrava i giovani studenti i professionisti e si guardava i loro reel e dava dei, 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 come, consigli. dei consigli come migliorare e se sì, lo vedo lì nella, sì, no, siamo già, nella foto è beh è notevole appunto da parte di, di, un, di una persona così anche notevole questo mettersi a disposizione dei, degli allievi no? dei giovani è molto, è molto generoso, forse, forse non lo so, magari negli Stati Uniti sono più abituati a questi no, scala in, it in Italia magari No, in è una particolarità di View. Allora, ah, ecco. ehm, la, la particolarità di, 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 di View Conference è, è il fatto che Uh, le persone si innamorano dell'evento dell e sono molto aperti, vogliono dare, cioè quando vengono qui non sono blindati, quindi danno molta passione, uh, uh, ci danno molto del loro tempo e si prestano a partecipare nelle tavole rotonde, a fare i portfolio review live, a insegnare, a fare mm -hmm. delle masterclasses ed è una particolarità di View Conference, no? non okay. si trova a Nessie, mm -hmm. A, a, o al Sigrafo o a FMX cioè con questo livello nel senso di avere dei migliori del settore che si prestano anche a fare i workshop mm -hmm. cioè sì. Osborne è che una... si presta sì, sì. Uh, ci dà il suo tempo uh, e, 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 e fa partecipare a tutti questi eventi con passione, con amore con dedizione mm -hmm. cioè, quindi ed è, questa è una particolarità della della manifestazione di view cioè si fermano per una settimana non sono blindati c'è un senso di, di, di community e poi visto di che scambio, di, scambio di, di, e, di, messa, di condivisione delle di, esperienze di, no? esatto, e, e di, poi di, uno di, si porta da e prende. No? E visto che sono tutti così famosi, mm. c'è eh. un po' di competizione anche per ah, vedere ah, chi ah. fa meglio. Certo. O, però, c'è una, un, una, una dimensione diversa, cioè se si va al Sigraf fanno l'intervento mm. poi vanno via non, mm. non, non si fermano e quindi noi li, noi li sfruttiamo alla grande cioè nel <ride> senso, <ride> sì. e loro si prestano a questo sa, sanno che pochi soldi abbiamo e che nel tempo ne, ne abbiamo sempre meno quindi quand, per aiutarci cioè Mark sa quali sono le difficoltà per mantenere in piedi un evento come View che ormai è diventato un evento di internazionale certo. di dimensioni molto importanti. Eh sì. Quindi lui mi ha detto sono qui per una settimana a Torino, dimmi di, di che cosa hai bisogno e quindi io gli ho inserito tutti questi momenti soprattutto. Perché potessi insegnare ai giovani studenti e professionisti qualcosa in più, in più. perché che questo serva non solo a fare. Un, in, un intervento fra colleghi ma che diano delle conoscenze, delle conoscenze ai giovani. Ai giovani certo. allora, abbiamo parlato di Mark Asborn e allora chiedo alla regia di mandare in onda, facciamo subito una piccola pausa non pubblicitaria, una pausa musicale, eh, manderei in onda allora invece il brano di Carl Douglas, Kung Fu Fighting, eh, perché appunto Mark Asborn è stato qui martedì eh, e presentava il suo nuovo film d'animazione Il piccolo principe però lui è famoso per appunto invece per, per, per la serie di, di Kung Fu Panda e quindi ci ascoltiamo questa colonna questo singolo del 74 che è stato tanto famoso e che ha, uh, è stato in testa a tutte le classifiche nel 74 è stato inserito nel film Kung Fu Panda e quindi ce lo ascoltiamo Oh, oh, oh. si è fermato lì perché mi sono eh, fermata lì ecco e allora era Kung Fu Fighting un brano famosissimo del 1974 mamma mia quanti anni sono passati che però era, è stato inserito nella colonna sonora di, del primo Kung Fu Panda e ne abbiamo parlato perché Mark Osborne l'autore è stato ospite e non è la prima volta che viene a VIEW a VIEW Conference è stato ospite proprio martedì e ha presentato in anteprima il suo lavoro. Mi diceva Marielena Gutierrez che, rispetto a Kung Fu Panda 3, eh, che è in uscita, eh, abbiamo un altro, un altro ospite esperto domani, vero? Sì, allora dom domani dalle 4:30 e mezza alle 5:30. e mezza. Mm -hmm. um, e eh già. Dalle quattro e mezza alle cinque, mezzo confermo <ride> c'è um, Alessandro Carloni, sì. che è un italiano, di, di um, un talento italiano. che è andato all'estero. e Lui lavora alla Dreamworks Animation mm -hmm. e um, torna a View, torna in Italia eh, e porta il suo ultimo film di cui fa la corregia mm -hmm. Kung Fu Panda 3. Sì. e uscirà solo probabilmente a, a marzo del 2006 ah, 16, 16, chiedo scusa sì, sì, dobbiamo devo... aspettare ancora un po' e, <ride> e, e infatti siamo super blindati eh, sì, sì. Non, perché quindi non, non, lui non, non presenta l'anteprima del presenta film ma... tant... Beh, il film è finito, film è e, finito. Pre e, e presenta tanti spezzoni mm. quindi... quindi comunque sì, è eh, un'anticipazione comunque cospicua ecco. sì sì sì, sì no, perché non, non lascerebbero far vedere ah, il film certo, con tanto tempo in anticipo certo, certo. però è comunque il fatto che ci abbiano dato un, una, una, una super pre presentazione in anteprima mondiale è, vuol è dire è un risultato favoloso è, con è un, il regista sì, è un riconoscimento anche dell'importanza di View Conference esatto eh, del e, prestigio che oramai ha questa manifestazione esatto mm. quindi c'è molta attesa Uh, tutti i giornali mondiali ne hanno parlato tantissimo di, di, di questo film, mm -hmm. abbiamo avuto un sacco di... Uh, visibilità all'estero mm -hmm. perché comunque è una cosa inconsueta molto bella e mm -hmm. oggi è arrivato uh, Carloni quindi mm -hmm. siamo al completo tutti, tutti gli artisti annunciati ci sono ci non sono. ci saranno dei, defezioni, defezioni. Momento, meno male mm. bene siamo, siamo contenti che, che, la, che la view conference stia andando così bene ecco però vorrei ancora uh, far capire meglio ai nostri ascoltatori mm, di che mestieri stiamo parlando? Di che tipo di, di professionalità parliamo quando appunto parliamo di. Eh, perché sì, parliamo dei grandi che fanno questi film eh, conosciuti a livello planetario, però eh, se invece cioè, ci sono anche delle applicazioni forse più. Cioè, più modeste, più modeste, ma non meno importanti. Quindi l'animazione digitale, eh, quali altri sbocchi professionali può dare? Beh, tantissimi. tantissimi, voglio dire: tantissimi. Ehm, quando si realizza un film, ci sono tanti mestieri diversi dall'animatore dall allo story, visual storyboard, visual storyboard artist, uh, animatori, anche c'è tutta la parte che riguarda il sound design. Il, sì, parleremo eh, anche di questo, anche, sì. ma anche pittori, cioè persone sì, che, che, che fanno cioè, pittura, sì. cioè sì. che usano sì. cioè non solo il computer per fare ecco. bisogna comunque dis disegnare proprio con i colori la, su un foglio esatto, allora per esempio questa per mattina c'era la presentazione della direttrice della fotografia della Pixar Kim White che sì. ha parlato di Inside Out e lei ha una. cioè lei ovviamente sa adoperare il computer in eh. modo favoloso, è una delle migliori che ci sono, delle migliori um, uh, della direttrici della fotografia che ci siano. Comunque lei ha una formazione, lei, lei fa la pittrice eh. in sostanza, usa sì, i colori sì. La, sì, sì. Quindi... e questa sua. Uh, questa sua dimensione le, le dà una, un modo particolarissimo di fare il suo lavoro quindi mm -hmm. arricchisce ah, sì, l'utilizzo sì. del computer cioè secondo me quando si fa un film c'è bisogno che ci siano delle persone molto brave mm -hmm. no? quindi mm -hmm. eh, lo scrivere, lo storytelling è una parte fondamentale la regia uh, il suono su sì cioè, no. e, e, e quindi eh, noi, tutte, questi, tutti questi, tutte queste prof professionalità le, 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 le presentiamo, ne parliamo, cioè anche i VFX Supervisor, i direttori sì. degli effetti visivi. Quest'anno ne abbiamo sette mm -hmm. a View Conference. E cioè, eh, non so, io, io una, una domanda che, che vorrò fare domani sarà: come, come si diventa un direttore degli effetti visivi? Eh. Ovviamente, tutti questi hanno fatto delle scuole particolari, sì, e, sì. E, comunque, eh, fondamentalmente. Si è degli artisti, dei creativi. Eh, dopodiché, ecco, magari si usa meno il, il pennello e meno la carta, e si usa di più il computer. Mi sembra di capire. O, o tutti e o due tutti cioè e molto due. non si escludono. Cioè, sia Jorge Gutierrez che ha parlato del libro della vita e ha avuto un ricevimento commovente, il pubblico le ha fatto una stand innovation in piedi tutti in la, anche, anche, anche con lui abbiamo pianto tutti. E sia lui che Shannon Tindall della um, Google parlavano di come a volte loro realizzano il loro lavoro. Cioè, mm. Fanno, un, fanno una foto con lo smartphone e a volte magari ci, ci dipingono sopra, sì. c'è cioè, cioè, tutta la parte della manualità, sì. dell'utilizzare la carta e la matita <ride> e fare dei disegni in modo tradizionale in 2D e poi dopo e poi... se sono bravi a usare queste tecniche poi utilizzano ovviamente in modo favoloso anche 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 il computer perché certo. ovviamente stanno tentando di fare delle cose che spingono il linguaggio del cinema cioè certo. la, 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 le cose che ci hanno fatto vedere Shannon Tindall ieri mm -hmm. ha fatto vedere un, un suo corto in anteprima mondiale questo a Nice mm -hmm. e cioè era, um, una, cioè, non è ancora uscito, noi lo visto, visto tutto stanno applicando la realtà virtuale all'interattività e all'immersività im quindi non, a, non avendo più un, uno spazio piatto mm -hmm. quando si, si muove il, il punto di vista la, la, la camera mm -hmm. la cinepresa e quella sì. del telefonino e si muove con la persona mm -hmm. tutto quello ha delle sfide tutte oh, nuove sì. oh, quindi eh, sembra che il, il modo in cui le, le produzioni culturali le, lo storytelling sarà uno storytelling. virtuale sarà uno storytelling immersivo cioè un pochino ti dà un pochino un po un, un po il mal di testa è un po' le vertigini sì. però è il futuro per, eh, imme per, immediato sì. eh, non è neanche così lontano infatti quindi, lo, quindi lo stiamo già discutendo ecco, per tornare alla, do alla domanda possiamo dire che allora uh, qui parliamo di cioè gli ambiti di applicazione se uno decidesse di dedicarsi a questo a questa professione vanno dal cinema di animazione ai videogiochi agli effetti speciali alla computer grafica in 2D e 3D e ma adesso io più sì, architettura qui. architettura design mm -hmm, ecco. realtà virtuale mm -mm -mm. Sono uh, ma anche tipo solo la scrivere sceneggiature sc scrivere la scrittura la è scrittura, fondamentale certo. quindi c'erano anche delle presentazioni sul visual storyboarding mm -hmm. uh, e, Certo, perché sarà magari anche così una, saranno sceneggiature, scritture particolari adatte a quel tipo di, 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 di mezzo di narrazione. Un'altra dimensione, un'altra un masterclass che sì. è molto popolare è quella di Walter Murch mm -hmm. che parlerà sì. di sound design sì. e lui fa ecco. una, una, un, una masterclass sulla... Um, le, la sceneggiatura per il suono allora sì. Walter Murch è ehm, colui che ha coniato il termine sound design sì. ha, ha scritto un sacco di libri e ha vinto tre Oscar sì. quindi ovviamente sentire la sua esperienza e farsi insegnare come, com, come funziona tutta la dimensione del sound design cioè è un altro approccio ma fa parte di, di creare questi mondi virtuali, certo. quindi li, lo stiamo esplorando tutto, cioè da Carlo Ratti che parlava di città, che parlava di architettura e ingegneria, mm -hmm. a animatori come Osborne mm -hmm. e Gutierrez, mm -hmm. a Tyndall che anche lui e, e fa animazioni, a, a Merch che mm -hmm. farà tutto un, una, un una focus sul sound design. Ecco. quindi bene e infatti lui pro proprio, proprio a lui volevo comunque arrivare grazie per averne parlato perché eh, appunto è lì, tra l'altro l'intervento che lui fa è proprio oggi se non sbaglio alle 18.30 dico bene mm, uh, lo abbiamo spostato avete domani spostato, ah, benissimo e, quindi a domani e quindi oggi alle 18.30 c'è Peanuts Movie Charlie uh -huh. Brown e i suoi amici ah, che è un ecco, un anche un'altra un anteprima mondiale sì, infatti parleremo anche di quello e, comunque, e quindi Merch lo vediamo eh, domani mattina doma no, lo abbiamo spostato domani ecco e comunque appunto lui è uno dei premi oscar che ha vinto Walter march è per um, il sound design um, di apocalypse now e quindi noi adesso ci ascoltiamo Uh, la cavalcata delle valchirie che, che è questo che, che è il sottofondo ma sottofondo è riduttivo eh, comunque fa parte integrante di, della famosissima scena del, dell'attacco da parte del, dell'arrivo degli elicotteri e quindi insomma sentiamo queste note dall'inizio del terzo atto della valchiria di Richard Wagner Entriamo sulle note della Valchiria, della, della cavalcata delle Valchirie, dalla Valchiria di Richard Var Wagner. Dicevamo un utilizzo. Uh, sì, ma anche da una parte appropriato, dall'altra straniante di questa musica e, e poi non solo, ma insomma di tutti i suoni che, che, che accompagnano questa scena celeberrima. E, e credo proprio in questa occasione, proprio nel 79, fu coniato il, uh, così, il termine di progettista del suono, sound designer come si dice, e da allora il sound designer è una, è una delle tante figure professionali del cinema. E quindi abbiamo a Torino, grazie a View Conference, abbiamo l'onore, oltre che il piacere, di, di ascoltare un grande, un, uno dei guru direi della, uh, del sound design. Um, dunque, cosa... colui che ha proprio inventato il termine sound eh, design sì, 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 e sì. le ha dato una sua importanza, perché ovviamente eh. la musica è sempre relegata ad una dimensione meno importante delle parole comunque, e delle di immagini. Di di era un po' ancillare Ruolo sì. de, il, il ruolo eh. della musica, no? doveva servire, invece di, diventa veramente. Una professione. Diventa sì. una, un elemento fondamentale sì. della, della costruzione di un film. Sì, quindi. sì. Non più un commento, ma. Un un protagonista, ecco, il, la musica e il suono diventano protagonisti. Eh, bene, insomma, sì, credo che questo intervento domani, che è stato spostato a domani, lo ricordiamo, sarà seguitissimo. Eh, allora, cos'altro volevamo dire? Mm, sì, domani sì. ecco. eh, l'intervento, Lezio Magistralis di Walter Murch è da mezzogiorno, alle di, da, da mezzogiorno un quarto alle 13. Un quarto, ecco, non abbiamo detto dove, al centro congressi Nino Costa, dico bene, eh, centro congressi Torino incontra in, in, in via Nino Costa, non è Otto. tanto distante da qui da dove trasmettiamo noi da Via Po, insomma, non ci vuole molto. Quindi, studenti in ascolto staccatevi dai vostri libri domani mattina se l'argomento vi interessa andate, bisogna registrarsi forse sì, bisogna registr la uh, view è, è gratuita mm -hmm. però c'è una public registration sul sito sì. e bisogna registrarsi uh, sul, sul sito mm -hmm. prima di arrivare l eh. lo, lo potremo fare anche in loco ma mm -hmm. preferiamo che venga fatto prima. prima e il sito adesso lo dico subito è www.viewconference.it quindi andate a vedere <ride> proprio così, così. così grazie così, prego così abbiamo dato subito le, le indicazioni come dire tecniche ecco, per partecipare a questa, a questa grande Iniziativa. Uh, ecco, volevo ancora sottolineare appunto tornando al, proprio al, um, alle professionalità che vengono sviluppate qui. Uh, chi, chi si avvicina a, queste, a questi mestieri mi verrebbe da dire perché credo che siano anche molto artigianali, come dicevamo prima tutto sommato. Uh, qui bisogna tenere insieme le competenze tecniche della computer grafica, e, e, però anche con il mestiere dell'animazione, dell del creativo digitale. Sicuramente. Ci ci vorrà anche una sensibilità particolare, perché nel momento in cui si traspone magari appunto un libro famosissimo, celeberrimo, così poetico, così filosofico, se vogliamo, come Il Piccolo Principe, se lo si traspone in cartone animato, ci vorranno anche quelle competenze, quei talenti culturali e artistici, che, che ecco, non è, voglio, quello che voglio dire è, non è solo tecnologia, non è solo padroneggiare bene gli strumenti, ma... C'è un, un surplus qui. Certo, io potrei dire che eh, la maggior parte degli artisti che sono presenti quest'anno a View Conference sono dei, dei, degli artisti nati in primo luogo e usano la tecnologia per fare, per fare, per fare, fare la tecnologia quello che vogliono fare loro. Cioè ecco. non è, è l'arte che è l'elemento importante, sì. non la tecnologia. La tecnologia è soltanto uno, stream, uno strumento per... Raggiungere quello che si vuole fare. Sì, e questo sì, sì. da Osborne a Gutierrez, uh, cioè che dipinge i murales, le pareti, e, e dipinge a mano e dipinge col computer, e fanno delle, del, delle magie con il computer, ma molti di questi nascono come, in, in primo luogo come artisti. Ecco. Infatti sentire, eh, torno sempre a una delle poche donne che c'era alla conferenza, mm. Kim White, sentirla parlare di come lei utilizza il colore, la luce per dare un messaggio, per creare un ambiente, per creare, creare un'atmosfera, era bellissima, cioè lei ti fa vedere delle cose che altrimenti non avresti, non avresti visto, mm -hmm. cioè il film, il Inside Out è tutto strutturato sulla, cioè, sul, sul colore, la luce, è tutto parte tutto da lì però avere lei come metro, come, come guida e, 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 cioè, abbiamo imparato tantissimo ma cioè, possiamo dire che l'esperienza di View è che ci sono tutti questi grandi che parlino di animazioni che parlino di sound design che parlino di videogiochi che parlino di cose filosofiche, cioè hanno un messaggio appassionante, sono dei inspire you, ecco, ti insegnano delle sì. cose, ma ti, ti, ti danno una voglia di vivere, di fare una passione, mm. no? trasmettono, e, trasmettono una, passione. una passione, e questo si poteva dire di tutto: di, tutto. di tutti. Cioè mm. eh, oggi abbiamo assistito. A un, un, un intervento di uh, David Mish, mm -hmm. che lui è un esperto di commedia, di umorismo. Sì. E, e, e ha detto delle cose talmente profonde, ma senza. cioè con, con poca tecnologia, mm -hmm. poche immagini video da alcuni film mm -hmm. per, per, per um, far vedere il suo messaggio. Ed era. Cioè, erano tutti anche lì commossi, ma come bravo, ridevano e, ed era un messaggio che, è stato, che, che ha raggiunto gli studenti che c'erano, ma anche gli altri artisti, super artisti che ci sì. sono con gli Oscar, erano tutti con umiltà sì, sì. a sentire la bravura di questo signore che è veramente, cioè ti insegna delle cose, cioè, magari non c'entra niente magari io sono scrittrice e non c'entra niente mm -hmm. con le cose che sto facendo in modo diretto ma mm. avere ti, ti cambiano una, la dimensione ti arricchiscono e, certo. e questo si può dire che è un elemento portante della conferenza di, di quest'anno che questo... sono tutti dei grandi cioè, ecco, infatti diciamo, questo succede proprio con i maestri eh, anche se magari appunto non, non siamo così strettamente interessati a quell'argomento però di fronte a un maestro che trasmette con tanta passione il suo talento la sua esperienza eh, comunque si viene toccati c'è poco, poco da fare ma io credo che la platea di view conference sarà grande Grazie a tutti di questi momenti sì, eh, prima, vale. di, prima di mandare in onda un altro brano mi veniva anche così sorridevo tra me e me perché lei parlava di luce e di colore e noi la scorsa settimana ci siamo occupati di tutt'altro ma mica tanto perché abbiamo parlato di una mostra che è in corso qui a Torino al museo a Corsi che, che è sul divisionismo e abbiamo proprio parlato della scomposizione della luce e del colore allora mi viene da dire veramente che eh, sì ecco pensavo a quella è sicuramente una mostra d'arte non abbiamo dubbi perché si parlava di eh, artisti che dipingevano con, con il pennello sulle tele però ecco si può fare altrettanto con le nuove tecnologie ecco alla fine poi eh, eh, si parlava proprio del fatto che scomporre il colore con la luce eh, faceva andare al di là del del realismo della raffigurazione ma mm, trasmetteva delle, delle emozioni credo che sia poi quello che viene che viene fatto anche da, uh, da chi pensa, un, noi, io, io li chiamo ancora cartoni animati perché ho una certa età, ma insomma film nei film d'animazione, no? mm. Sì, sì, infatti è uno dei temi portanti di questa settimana, è proprio eh, quando i registi e gli artisti parlavano del loro lavoro, era proprio di trasmettere le emozioni è quella una, una, una dimensione in, mm. in, importantissima cioè riuscire a fare quello um, e um, cioè come dare la tridimensionalità mm. o dare la sensazione di profondità attraverso certo. il colore quindi ovviamente uh, i grandi maestri da, da Giotto a uh, Uh, Vermeer, io lo dico tutto, lo pronuncio tutto all'americana, all mi dispiace, lo, ma stress. i grandi maestri del colore cioè, ci insegnano delle cose che poi oggi noi tentiamo di, 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 fa, di creare quell'effetto lì, di dare quell'emozione lì proprio attraverso l'utilizzo del colore, cioè, si può dire, se, cioè, quando si parla di cinema e di pittura il colore è tutto, cioè il colore è quello che fa emergere il, il colore significato. La luce. Eh, sì. Eh, sì, il colore eh, è inteso, inteso come luce. Se non c'è luce sì. e colore non c'è il significato, non c'è la, la creazione del, 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 del significato. Quindi eh, um, è proprio così. Quindi oggi, anche sempre per tornare a Kim White Inside Out, cioè proprio tentavano di dare l'idea di questo mondo. Mentale, questa dimensione, questo spazio-tempo che è tutto nella mente, tutto attraverso l'utilizzo del colore oh, e quindi per, per fare um, progredire la storia, cioè to advance the story, mm -hmm. e, e per creare il senso di, di spazio, il sì. senso del, della composizione mm -hmm. per, e, e anche del volevano dare un'idea di sensazione, cioè quindi. Mm. Cioè, okay. Ho imparato tantissimo oh, da sì. anche okay. oh, noi stiamo imparando molto. Eh, lei, prima, ha nominato così di sfuggita il film: uh, un'altra trasposizione importante che è il film dei Peanuts. Insomma. Da quella striscia, dal fumetto, sono già, già a suo tempo, credo a partire dagli anni 60, metà anni 60, furono comunque tratti dei cartoni animati, come li chiamo io. Adesso sta per uscire invece il film in 3D. E noi però appunto ricordiamo queste trasposizioni televisive, le versioni animate dei Peanuts, con, con una colonna sonora firmata comunque da un grande pianoforte jazz e il pianoforte jazz di... Ecco, qui non so come si pronuncia questo Vance, Vince, Guaraldi, non lo so. Eh, ascoltiamo Lainus and Lucy, il tema, il tema dei peanuts. il tema di, dei Peanuts Linus and Lucy che divenne un vero e proprio marchio di fabbrica musicale della striscia quando ne venne fatta una versione uh, televisiva uh, a breve credo non so quando esce il film in 3D dei Peanuts ma ci siamo quasi sì eh? eh, uh, l'intervento lo, lo presentiamo adesso dalle ad sei e mezza alle ecco. sette e mezza c'è una, una presentazione in anteprima mondiale del Peanuts Movie Chart Brown mm. e i suoi amici. Mm -hmm. Il film uscirà in Italia il 5 di novembre, ah, ci siamo quindi esce un giorno prima rispetto agli Stati Uniti. Negli Stati Uniti ah, esce il, il 6, 6, il 6 di il novembre. Tenuti. E da noi esce il giorno prima. È incredibile. <ride> incredibile. <ride> a Viu c'è il, il, il supervisore dell'animazione, mm -hmm. delle animazioni del film, mm -hmm. uh, Scott Carroll, mm -hmm. che presenta in, in, in super anteprima questo, questo bellissimo classico, mm -hmm. uh, questo film racconterà tutto come, come lo hanno realizzato: cioè eh, uh, Piccolo Principe, Inside Out, Hotel Transilvania 2, mm -hmm. um, Peanuts Movie, Il libro della vita sono i film. Che Stanno uscendo, che stanno che hanno molta attenzione fra che stanno spingendo le tecniche delle animazioni, ah, molto ecco. sono sperimentali del, in qualche sì, modo. Sì, stanno mm -hmm. sperimentando delle, del, delle nuove dei nuovi, nuove tecniche mm -hmm. per realizzarli. Quindi, c'è molta attesa e sono molto discussi. Ecco. E quindi, e quindi... Arriva, arriva finalmente anche questo. E Um, anche, anche da noi c'è molta attesa sì, infatti mi hanno già mandato n messaggi tutti quelli dello studio dicendo se, se viene fatta una foto o qualsiasi cosa mm -hmm. non vi mandiamo mai più nessuno alla view conference ah. a, a presentare Beh, certo. le, quelle, no, che tipo di sicure, anche... sicurezza garantite certo. perché comunque eh, è sì. un, uno dei, dei film più attesi cioè i Peanuts Movie e uh, Good Dinosaur della Pixar mm -hmm, che escono sì, per, uh, per il Thanksgiving, per il giorno del ringraziamento, escono ah, a novembre. Ecco, escono proprio Sono i film natalizi Ho capito, sì, sì. eh. L'ultimissima domanda che vorrei fare a Maria Gutierrez è l'ultima, ma, ma mi sta a cuore. È, è, è il tema di cui si è parlato martedì 20 ottobre, uh, e si parlava di donne in animazione. C'è stato un incontro importante con uh, Ginko Goto e forse anche altre donne che comunque fanno, c'è un'associazione eh, donne nell'animazione, ecco, è un settore tanto maschile oppure ci sono anche professionalità femminili <ride> che si esprimono eh, in questo ambito? È un settore tanto maschile, tanto infatti um, durante, eh, allora, quando Patricia Arquette ha vinto l'Oscar, Um, uh, recentemente eh, si è lamentata del fatto che uh, sempre nell'industria di Hollywood, nel, nell'industria mm. del cinema, ma si può dire: cioè, si può allargare il discorso anche ai lungometraggi animati, cioè quel, lo stesso discorso che si fa per i film normali sì, di sì, Hollywood, sì, eh, cioè, lei ha, fatto tutta, ha vinto l'Oscar, ha accettato l'Oscar e ha fatto tutto un discorso molto bello. Uh, sul, sulle donne ne, nel, cinema, nel cinema, e la quale ha detto: Ma non è giusto, le donne sono metà, del, metà della popolazione mondiale e non è giusto che le donne guadagnino metà del, dello stipendio <ride> di, di, un, di un maschio. Allora lei ha, ha dato il tema, dopo, dopo questo suo intervento, che è stato ripreso da tutte le tv, tutti i giornali, tutte le grandi manifestazioni da Cannes a. Uh, annessi a mm -hmm. uh, View Conference mm -hmm. hanno avuto un, un, una tavola rotonda dedicata pro a, a proprio ah, a questo ecco. tema qua uh -huh. e Ginko e Eleanor Coleman che fanno, par fanno parte dell'associazione Women in Animation uh, sono anche le produttrici del piccolo principe sì e uh, sono venuti eh, in Italia perché volevano creare una specie di chapter anche in Italia sulle donne nell'animazione mm -hmm. e sono, cioè, vogliono cambiare questo mondo che per adesso sembra che sia molto mas maschile, ci sono poche donne nell'industria, nell uh, però... Ci Stiamo spingendo per, per trovare la voce delle donne perché certo. ce ne siano sempre e di le, più. E, e le e nuove per, generazioni? E per... Ci sono più ragazze? Io... C'è cioè, qualche ragazza in più che segue i workshop? Sì, quindi... sì cioè, eh, ci sono tante ragazze. Oh. E eh, eh, allora insomma, però, poi, questa non tendenza? Forse ad... fanno più fatica? Come sempre. a trovare lavoro mm. e a mm. mantenere il lavoro mm. e, e quindi adesso mm. c'è più attenzione cioè sì. vi, vuol, sì. si vuole un cambiamento in, in questo settore e quindi ci sono le donne che si stanno organizzando per far sì che le ragazze abbiano borse di studio sì. per creare dei momenti che negli studi che diano della, del lavoro alle donne sì. cioè la, la, per esempio la, la Pixar alla Sharon Callahan cioè la Pixar vincono sempre tanti premi uh, sì. per le milioni di animazioni cioè sì. sono, è uno degli studi che vince più, più premi oscar in sì. assoluto e loro Sharon Callahan non è una regista ma è colei che crea quelle atmosfere quel, quel genus qua dei uh -huh. film Pixar uh -huh. e cioè eh, è una direttrice della fotografia non è una regista, cioè, le donne forse rimangono relegate a lavori meno importanti non sì. fanno le registe uh -huh. però, danno però danno un, un rapporto un, un, fondamentale, fondamentale. Cioè, te, Uh, Sharon è una pittrice, lei crea i, i, i suoi propri color script, mm -hmm. che di solito vengono fatti con il computer, lei li fa a mano. Fa a mano. e, e I film a, a cui lavora lei sono sempre, cioè vincono l'Oscar. Lei fa la direttrice della fotografia di uh, Good Dinosaur, e è un film veramente, veramente bellissimo. È tutto grazie al, al colore. Io, per me. È, quindi se ne continuerà a parlare, cioè mm -hmm. ci, si deve. Uh, we're trying to raise the awareness. Si sta tentando di creare una. Sì, sorta anche di proprio, sì, sì, consapevolezza e del, del problema certo, e, e parlarne certo, perché sì, sì. Eh, anche se le donne sono poche, ci sono, ci sono. sono molto brave. E noi speriamo mm -hmm. di vederne sempre di più quindi anche alle prossime edizioni di View Conference. Se questa tendenza sarà confermata. Sì, si deve ancora, per esempio, io, per, per me, un. un un Enigma: come mai non ci sia neanche una donna direttrice degli effetti visivi. Cioè adesso ormai i film sono tutti fatti al computer con questi effetti speciali fantastici, no? Da Jurassic World. Cioè forse la storia non è tanto forte, ma gli effetti visivi sono mm. splendidi. Beh. Non c'è neanche una donna direttrice, direttrice del, sì. de, degli effetti sì. visivi, cioè, non per, forse perché non c'è una scuola, forse perché sono l, cioè, per le donne, magari la famiglia non possono fare queste cose, cioè, si sacrificano un po' di più. Questo è possibile Tut che un po' di più. Un mm. sacco di motivi, però, però c'è cioè, un campo ma... tutto aperto. Eh, sì, cioè, sì. Chi sarà la prima chi direttrice degli effetti visivi? Cioè, chi lo sa. Noi qui a Viu quest'anno abbiamo sette. Direttori mm -hmm. degli effetti visivi: c'è cioè, mm -hmm. Chris Thompson con Avengers e ChaFultron, Dadi, uh, Erickson, il direttore degli effetti visivi mm -hmm. di Everest, uh, il direttore degli effetti visivi di Pixels, il direttore degli effetti visivi di Iron Man e Night of the Museum. Sì, quindi, diciamo, il direttore degli effetti visivi stiamo di, stiamo di, di Jurassic di World. Di Benaltis, cioè, certo, eh, eh. non c'è una donna. Beh, abbiamo. Cioè, e, e, e poche donne eh, registe sì, sì. cioè mm. io le, 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 le cercavo ma eh, c'è poche sì. che abbiano fatto dei mm. lungometraggi animati mm. um, cioè a parte la corregista di Brave eh, c'era un maschio e una donna mm. però è un film un po' vecchiotto mm. quindi mm. se ho la possibilità di portare Peanuts Movie e, e Carloni con il Confu Panda e il Piccolo Principe cioè, per, cioè devo cioè, e, e Ci conviene portare le novità perché ah, quello certo. porta interesse, sì, sì. porta, eh, pubblico, porta pubblico, porta stampa. Certo. Però non è che ce ne siano tante. Ce ne saranno, io sono fiduciosa a Maria Elena Gutierrez. Ma e, e, e comunque il lavoro che fate voi e che fa View Conference anche proprio nel far conoscere che. Ci, ci sono queste possibilità che si apre un campo eh, forse aprirà una strada e magari appunto qualche studentessa in ascolto chi lo sa, qualcuno che ci ascolta e ecco, poi passerà anche così tangenzialmente a sentire qualche, eh, qualche intervento o vedrà questi bellissimi film che stanno per uscire magari avrà voglia di, di cimentarsi noi lo speriamo Grazie, allora, un bel grazie. augurio per il futuro <ride> certo. io ringrazio tantissimo Maria Elena Gutierrez che veramente ha è riuscita a ritagliare questo tempo preziosissimo per lei e che per noi è stato tanto utile per capire insomma, che, cosa sta, che a Torino sta succedendo una cosa importante in questi giorni. Grazie, grazie. mille, adesso devo tornare grazie. a presentare gli Ci artisti gli in platea. Artisti. E bene, e bene. E allora. grazie. Vi aspettiamo a View domani. Trovate il programma? Sì, abbiamo detto su viewconference.it. Eh, registratevi prima se volete partecipare agli interventi, e insomma è come sempre. Poi seguite anche noi: 110.unito.it, in Piemonte, in Torino.it. A breve il podcast audio e video di questa puntata sui nostri siti, ma anche sui nostri profili Facebook e Twitter. Io vi ringrazio per l'ascolto. Ringrazio Eliseo Greco alla regia, e vi do appuntamento. La prossima settimana. Ciao, ciao. Deep Link. Interviste e approfondimenti con Torino Cultura.